Io mi chiamo Roberto Sistarelli e vivo in questa azienda che si chiama Aia della Colonna. Siamo una piccola aziendina che fa agriturismo, fa soprattutto allevamento e facciamo vendita diretta, cioè tutta la nostra produzione cerchiamo di venderla qui in azienda. Noi siamo biologi da credo quasi 20 anni, 15 tutti, dunque un'azienda che già quando abbiamo iniziato un pochino a fare agriturismo già ci aveva già l'idea di fare delle ricerche anche sugli animali diciamo della zona. Noi abbiamo tutti gli allevamenti di cinta senese in purezza, maremmana in purezza, anche questa pecora un po' particolare che veniva sempre allevata nella zona della Miata. Piano piano si sta lavorando per far vedere che insomma anche delle razze italiane hanno un valore forse come qualità superiore. Uno si prende dei fondi, dei premi, diciamo così, annuali per razze in via di estinzione, razze autoctone. Aiutano magari in piccole cose, non è che sono soldi che abbondanti che aiutano, però insomma è sempre un aiuto che da parte della comunità europea, un riconoscimento soprattutto per quello che si sta facendo. L'unico problema è la burocrazia, che è una cosa allucinante. Non c'è nessun problema con i diciamo dirigenti, funzionari. Il problema è che chiaramente sono domande, sono già pronte, non so, dall'alto, dalla comunità europea. Ogni volta, anche per comprare un torello, ci vuole talmente tanti incartamenti che insomma è una cosa assurda, voglio dire. Non ho mai sentito parlare di rete Natura 2000. Non conosco questa rete dell'area protetta. No, mi piacerebbe sapere che significa tutta questa area protetta, tutta questa cosa che c'è dietro e magari sapere i benefici che poi avrà questa azienda.